contrarissima all'adozione di un figlio, perché il figlio che vede due uomini che si rotolano in un letto, invece tu è etero che si rotolano in un letto, fa la figata. Io sono contraria. Diciamo che si rotolano in un letto. Diciamo che c'è bisogno delle due figure maschile e femminile, abbia bisogno di una figura materna e di una figura paterna. Non è così. In Italia i bambini che crescono nelle famiglie omosessuali esistono, sono più di 100.000. Come li hanno sono fatti? Bambini che crescono, come li hanno che fatti? Crescono benissimo. Come li hanno fatti gli ordini? Li hanno fatti in tutti i modi possibili e immaginati. Adesso ti faccio un disegno. Io credo che si può essere buoni genitori e credo che molti di noi li conoscano, sia che siano genitori omosessuali, sia che siano genitori eterosessuali. Piuttosto che dei bambini senza genitori, è meglio che ci siano dei buoni genitori, indipendentemente se siano omosessuali o eterosessuali. Come li hanno fatti? Crescono benissimo. Come li hanno fatti? Dobbiamo dare i nostri dati o i suoi? Abbiamo già i suoi dati, ci servono soltanto i tuoi. Sto agitata. Ah? Ora potete vedere vostro figlio. Ciao, bellissimo. Guarda Cinzia quanto sono belli. Abbiamo già preso in braccio. Eravamo troppo presi, adesso l'abbiamo abbracciati, puliti, ci hanno messo il tatuaggio del piedino sull'avambraccio. Io Gian Pietro, ce la faremo a tirarli su? Ce la faremo a tirarli su? Beh, sì. Come no? Io vi vedo che vi mettete, c'è due. Sempre della società, della mentalità, del paese. I genitori presentano questi loro figli perché siano battezzati nel nome di Dio. Io ti battezzo nel nome di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo.